Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi è una giornata veramente fantastica, a parte il vento, ma soleggiata, perfetta. Adesso vado a Puerto del Rosario, vi faccio vedere Puerto per la prima volta. Faccio un vedetto là. Spero che mi sentite bene, si vede bene. Lontanissimo. Andiamo a vedere un po' la calle. Guarda che bella giornata. Qui sono le 12:30 adesso. Da voi è 1:30, quindi. Guardate, stanno preparando gli addobbi di Natale. Vedete? Qualcosa l'ho già messo qui. Adesso vado a casa di Giancarlo e ci imbarchiamo per il Puerto de Rosario, la capitale. Eccoci qua ragazzi. Vado. Niente, invece di farlo a Puerto de Rosario, che a me non mi garba, mi sono fermato qui a Puerto Lacas, vicino a Puerto de Rosario, un paesino piccolino che non ho mai ripreso. Non l'avevo fatto mai. Non so neanche quanto è grande, quanto. Non lo so. Adesso andiamo dentro al paesino e vediamo. Qui c'è la spiaggia, fammi andare sotto la spiaggia. C'è un po' di vento, c'è. Vediamo come si vede zoomando. Si vede malissimo zoomando. La giornata sta venendo, sono 3:30 qui, è tenuto tutto il giorno, quindi. Questo si sta preparando per andare nell'acqua, questa bestia di cosa. Questo vento si diverte. Andiamo dentro al paesino, voglio vedere un po' di casette. Questo è il paesello. Una piccola parte praticamente. Sono due spezzoni di appartamenti, due strade voglio dire. Siamo dentro il paesino, il paesello, chiamiamolo come vogliamo, c'erano 1000 persone, 200, non lo so.
attimo qua. Mi sono fermato perché c'è una piccola chiesetta, chiesa. Adesso ve la faccio vedere. Questo è il piccolo paesello, vicino a Puerto de Rosario. Non c'ero mai venuto qua. Andiamo su, vediamo che c'è. Ah, sto riprendendo dalla macchina, che bello, senza che scendo. Se va piano Giancarlo, aia. Oggi ha tenuto tutto il giorno il tempo. Sì, già l'ho fatto prima. Carino sto paesello, dai, piccolino. Silenzioso, chi vuole stare in Santa Pace se ne viene qua. C'è una barca lì nella piazzetta. Ho preferito fare questo paese che è poi.